Inizia una nuova puntata di Pur Parler, buon pomeriggio! E devo dire che oggi è una bellissima giornata perché celebriamo l'importanza del nostro pianeta Terra. Quindi oggi la frase del giorno è in memoria di questa giornata ad hoc per riflettere. Dobbiamo riflettere tutti i giorni, abbiamo tanti argomenti, abbiamo tante storie per farlo. Oggi in particolar modo la chiave di lettura è questa, poi è un puntatone. È una puntata con la P maiuscola perché c'è la professionalità che la fa da padrona. Facciamo vedere la foto della giornata, ragazzi, e ringraziamo la regia di Francesco Marconi, Pierluigi Bollettini e Milena De Palo. Ecco qui, difendiamo il nostro mondo giorno dopo giorno, non aspettiamo, perché la Terra è un punto di riferimento per capire che noi siamo solo degli ospiti in questo grande sistema e da tali ci dobbiamo comportare bene e rispettarla. Sigla. Oh, ecco qui, iniziamo. Avete voglia di mandarci un messaggio in diretta? Avete voglia di partecipare anche voi alla puntata? Benissimo, lo potete fare grazie a questo numero 392-944-1132. Mi raccomando. Bene, oggi è la giornata appunto mondiale della Terra, dove ci sono appunto delle riflessioni fondamentali, ambiente e alimentazione. Il 22 aprile si celebra la giornata mondiale della Terra perché ricorre appunto questa 51esima giornata che è stata istituita nel 1969 dalle Nazioni Unite appunto per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta Terra. Quindi faremo tantissime riflessioni. Guarda, me la brucio subito. Tratta da questo libro meraviglioso che menziono spesso e volentieri perché è stata una fonte di tantissimo e meraviglioso ragionamento negli ultimi tempi. Alba, mezzodì, tramonto, notte, luna, stelle, piante, fiori, foreste, fiume, lago, deserto o qualunque altro fenomeno sia possibile elencare. La natura è sempre bella e sempre trasmette bellezza. Il sentimento di bellezza che la natura trasmette è semplice, unitario, unificato, universale. In esso risplende il sommo grado l'antico detto latino simplex sigillum veri, il semplice è il sigillo del vero. La semplicità della natura rende la sua bellezza sempre vera, vera non tanto nel senso di esatta, quanto piuttosto più profondamente nel senso di autentica e di universale. Tutti gli esseri umani la percepiscono, ne rimangono attratti, a qualunque epoca, luogo, formazione, ceto sociale, religione e ideologia appartengono. Beh, che dire? Ve la consiglio questa lettura, ragazzi, è meravigliosa. Quello che dico sempre, la bellezza salverà il mondo. E non aggiungo nulla di più se non dopo con i miei ospiti meravigliosi. Il primo si è appena seduto qui accanto a me, quindi ricordiamo il nostro promo, io ci sono, iniziamo e diamo il via alle danze. Io ci sono, dimostracelo. Fai sapere a Vera TV che ci sei e Vera TV ti manda in vacanza con l'operazione a premi Iper Vacanze Più. Partecipare è semplicissimo. Basta seguire i programmi in diretta di Vera TV canale 79. Durante le trasmissioni compariranno in video dei numeri. Invia il numero che vedi in sovraimpressione entro 3 minuti tramite SMS o WhatsApp al 349-366-2246. In palio oltre 400 buoni vacanza da 2 o 4 persone. Pronto a segnare i numeri? Io ci sono! Dimostracelo e Vera TV ti manderà in vacanza. Regolamento e tutti i dettagli su veratv.it/concorso. Mi raccomando, partecipate ancora al nostro concorso Io ci sono. Anche oggi il nostro grandissimo Benedetto Marinangeli ha premiato nove no, 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 telespettatori che hanno partecipato al concorso, quindi chi ha vinto e ha avuto la possibilità di appunto essere bravissimo nell'accumulare questi punti ed essere estratto per questi 400 buoni vacanza. Quindi mi raccomando, continuate perché il concorso non finisce, si viaggia come viaggiamo ogni pomeriggio, che vi ricordo assolutamente. È ritornato un nostro grandissimo amico, è tornata una professionalità
elevata. Parleremo di architettura, di design ed interni, ci piace tanto ripercorrere tutte le tappe storiche dell'architettura e del design, lo facciamo solo con lui, perché è il più bravo di tutti. Andrea Straccialini, il nostro architetto. Buonasera a tutti. Ben ritrovato, caro Andrea. Grazie, è veramente un piacere averti qui fisicamente più che in collegamento, no? Fa sempre piacere. Certo. Ritorniamo nel nostro viaggio alla scoperta di come arredare casa, perché arrediamo casa in un determinato modo e soprattutto la storia. Oggi di che cosa ci parlerai? Dunque, oggi voglio trattare un po' la camera da letto, questa stanza che praticamente noi trascorriamo più di un terzo della nostra vita, quindi ha una grande importanza. E dunque, la camera da letto ha origini piuttosto lontane. Inizia praticamente con una sorta di giaciglio, quello che era nell'epoca primitiva, quindi una forma di letto che era realizzata con foglie o paglia, per poi arrivare in epoca successiva con tessuti e lana o altri tessuti del genere. Poi si è arrivati, diciamo, in epoca greca, dove praticamente la camera da letto non aveva uno spazio proprio destinato. Ma questo, per arrivare ad avere una stanza proprio come la intendiamo noi oggi, si deve aspettare ancora un po' di tempo, sino ad arrivare all'epoca romana, quando abbiamo il triclinium, questa sorta di divano che poi ha anche una forma, diventa anche letto, dove si pranzava praticamente sdraiati in posizione molto comoda. Bellissimo. Come oggetto di arredo, penso che adesso sia meraviglioso inserirlo all'interno di una casa, di una stanza, però è proprio l'idea, no? È di eleganza e di bellezza estasiante. Mi è sempre piaciuta, ti ho interrotto Andrea per esprimere un mio giudizio. No, ci mancherebbe, cioè il fatto di avere questo letto che poi possa, questo divano che possa diventare letto, dove si può avere, ricevere anche ospiti, è una pratica che era in voga nell'epoca romana. Poi successivamente, sia anche nell'epoca medievale, questo è arrivato, diciamo, il concetto del letto un po' più vicino a quello nostro, quindi l'uso del baldacchino, che era un letto, diciamo, un po' più riservato. Il baldacchino poi successivamente lo ritroviamo intorno agli anni 900, sì, 1900 praticamente, c'è stata una sorta di revival di questo baldacchino. Qui vediamo una rivisitazione contemporanea. Sì, una rivisitazione un po' più contemporanea. Prima, nel 600 invece, ancora, e nel 700 il letto era considerato ancora, c'era un concetto di letto come intendiamo noi oggi, ma non proprio. Nell'800 invece iniziano a nascere i letti in ferro battuto, perché erano praticamente più igienici rispetto a quelli in legno, sino ad arrivare al concetto di giorno i nostri, che il letto, praticamente la camera da letto, ha un significato un po' più ampio. Perché? Perché la camera da letto non è più vista solamente come camera per poter dormire o riposare, ma ha più funzioni. Cioè, la funzione della camera da letto oggi è quella, ecco, di poter, insomma, riposare, poter leggere, lavorare anche col PC. L'abbiamo visto che la camera da letto oggi si è anche un po' trasformata nel periodo della pandemia come ambiente di lavoro. Quindi ha diversi scenari attualmente la camera da letto. Mi piace sugli appunti che mi hai inviato stamattina la riflessione sull'importanza del letto, cioè effettivamente noi a letto passiamo un terzo della nostra vita. Sì, e questa è una cosa importante, magari noi non ce ne rendiamo conto, però effettivamente passiamo molto tempo. Già il fatto di dormire diverse ore, questo implica che passiamo tanto tempo, ma poi anche nell'arco della giornata nella camera da letto si svolgono altri scenari. Per esempio, può essere adibito anche allo studio, come dicevo prima, alla scrittura, quindi avere anche uno spazio per poter scrivere o per poter lavorare, quindi questo crea diverse situazioni durante l'arco della giornata. Importante per quanto riguarda la camera da letto è per esempio la sua spazialità. La spazialità della camera da letto quale è totalmente diversa da quello del resto della casa. Nel resto della casa noi abbiamo una spazialità che è verticale, puntuale, cioè
quando l'uomo gira per casa ha una sua posizione eretta o al massimo, come ci troviamo noi adesso, una posizione seduta, ma comunque puntuale. Invece nella camera da letto la spazialità è una visione prospettica totalmente diversa, perché abbiamo una spazialità orizzontale che è quella del letto vero e proprio, no? Quindi questa spazialità poi si ripercuote anche nel resto del mobilio della camera, no? Perché il mobile, diciamo, il soggetto della camera da letto ovviamente è il letto e ha la sua importanza, che come abbiamo visto con decenni storici, abbiamo detto, il letto è il primo elemento, quindi nasce prima il letto e successivamente lo spazio della camera da letto. Ma quanto riguarda il mobilio che si trova nella stanza da letto, è complementare al letto, cioè il letto ha la funzione principale, comodini, comò e anche il mobile da TV sono degli oggetti complementari che vengono dopo e sono quindi assistono a quello che è il letto vero e proprio, no? Un'importanza per quanto riguarda la spazialità è che, dicevo, si svolge su un piano orizzontale, quindi è comandato, diciamo, dal piano del letto tutto il resto. Anche i comodini, se noi osserviamo bene l'altezza dei comodini, anche a volte il mobile della TV dove noi mettiamo la nostra TV in camera, hanno un'altezza che è quella pressappoco del piano del letto, quindi sul piano orizzontale. Tutta l'ergonomia che si svolge all'interno della camera da letto è un'ergonomia, diciamo, incentrata appunto sull'orizzontalità. Quando io mi trovo sul letto devo avere tutto, diciamo, a portata di mano, come si suol dire, quindi poter arrivare con semplici gesti agli oggetti che trovo sui comodini, poter insomma svolgere tutte quei movimenti che sono, diciamo, a portata di mano, quindi su un piano orizzontale. Questa è una cosa interessantissima. Sì, qui ci sono alcune immagini che io ho riportato riguardo ai colori. Tutte belle queste camere, le stavo osservando di foto in foto. Devo dire, a me piace, sai, come la stanza da letto un po' open space, molto larga, col letto centrale. Infatti questa era la domanda che ti volevo fare, caro Andrea. C'è una regola ben precisa che voi architetti scegliete di dover applicare a seconda della grandezza della stanza? Perché solitamente la testata del letto è posizionata a ridosso di una parete. Di una parete. Ecco. Sempre esposta verso sud o verso nord, mi ricordo, non c'è una regola. Questo non c'è proprio una regola, ci sono anche delle credenze un po'. Ah, però, quelle sono superstizioni, delle giusto. Superstizioni, però in realtà oggi non vengono più tenute in considerazione. Però ecco, la posizione della camera del letto rispetto alla camera non c'è proprio una regola, ma ha cambiato il letto negli anni, ha cambiato sia forma che posizione. Quindi giustamente, come dicevi tu Manuela, si può trovare al centro della stanza da letto, ma come può essere di solito addossato a una parete. E solitamente si predilige, se abbiamo per esempio una finestra, che ne so, con una veduta verso l'esterno, sarebbe buona norma poter mettere il letto che guarda verso l'esterno, quindi poter apprezzare un paesaggio, un verde, quello che noi troviamo al di fuori della finestra. Ho visto anche delle immagini delle composizioni dove la finestra si trova alle spalle del letto, quindi dietro la tessiera, però questo non è, secondo me, delle scelte più corrette. Non c'è quindi proprio una regola, possiamo sceglierla noi. Poi dipende anche dalla conformazione del letto, cioè dalla grandezza, ovviamente dipende anche dalla stanza. Dalla metratura della stanza. Dalla metratura della stanza e quindi come posizionare, come poter organizzare lo spazio, perché poi il letto non è tutto, anche se ultimamente le camere da letto, per esempio, abbiamo chi può farlo, mettere in una camera solamente il letto, che è il soggetto rimane principale, e avere per esempio il guardaroba anziché un armadio, avere un piccolo guardaroba a una stanza a parte, diciamo che adesso la moda è quella, anche perché è molto più utile, versatile, veloce in questa vita smart, frenetica, dove ovviamente non c'è più tempo neanche di fare il cambio stagione. La cabina armadio sarebbe la soluzione a vista, anche per ritrovare le cose, non impicciarsi con
armadi, strutture che possono andare anche a inficiare sullo spazio. Certo. La scelta della cabina armadio, dove sì, ci si può anche cambiare. Ci si può anche cambiare, quindi, ma poi possiamo lasciare anche i nostri abiti in una maniera un po' più comoda invece di risistemare continuamente. Quindi la cabina armadio è anche utile per poter avere sempre tutto, diciamo, più sotto controllo anche visivamente. E un'altra cosa importante, per esempio, questo anche in epoca passata, quello di avere un bagno in camera per chi ovviamente ha la possibilità. Il bagno in camera, per esempio, in passato era consigliato addirittura per quanto riguarda l'igiene della coppia, quindi nella camera coniugale avere un bagno in camera sarebbe una cosa, anche piccolo, diciamo, con il minimo indispensabile, sarebbe una cosa molto, molto utile, insomma, e raccomandata. Le camere, ci sono poi diverse camere, tipologie di camere, ecco, anche questo volevo dire, a partire dalla camera coniugale, che rimanda al concetto della famiglia, della coppia, quindi della sessualità, della vita privata, quindi, no? E quindi rientra anche il concetto della privacy, un concetto che non è, il concetto della privacy, soprattutto nelle camere, non è un concetto comune a tutti, sia nell'arco storico, quindi temporale, anche non è comune a tutte la situazione geografica. Per esempio, mi viene in mente, che ne so, nel Giappone non c'è il concetto della camera da letto come spazio definito proprio, quindi come lo intendiamo noi. In Giappone lo spazio della camera da letto, quindi per il sonno, per il riposo, non è altro che un materasso poggiato per terra. Questo no, questa immagine riguarda un po' uno stile industriale. Quella a me piace tanto, lo sì, sai? È una delle mie preferite. E poi va molto, cioè lo stile industriale oggi diciamo che è abbastanza gettonato, insomma, non solo per la camera da letto. Quindi volevo ritornare un attimo alla camera in Giappone. Sì, il concetto della camera in Giappone. Quindi non hanno questo concetto della camera da letto come noi. Quindi è uno spazio, ecco, è uno spazio praticamente molto aperto, come tutto lo spazio abitativo del Giappone, diviso da queste pareti scorrevoli, quindi è molto flessibile come spazio, però mettono praticamente questi materassini a terra, a diretto contatto col terreno. Ma c'è anche un motivo molto importante, interessante, che prima ho tralasciato. In realtà il letto già nel Medioevo, quando c'era questo concetto del letto, diciamo come lo intendiamo noi oggi, quindi la camera da letto, già nei baldacchini il piano del letto è abbastanza alto. E questo c'è un significato, un concetto importante, che è quello di sollevare il materasso il più possibile, il piano del letto, proprio per una questione igienica. Poi questo concetto, che è portato avanti dall'aristocrazia, viene mantenuto anche dalla bassa borghesia, quindi anche nelle case contadine del passato troviamo il letto abbastanza alto, tant'è vero che nel Medioevo in alcuni casi serviva una sorta di sgabellino. Per ricollegarci al letto, quello in Giappone, il letto invece in Giappone è un materassino a terra, proprio perché loro hanno questo concetto di lasciare le scarpe all'ingresso e di entrare, quindi c'è praticamente di entrare con delle pantofole, addirittura nella camera da letto si entra che è un'abitudine che stiamo iniziando anche noi occidentali ad acquisire. Sì, e secondo me con la questione della pandemia in futuro ci sarà questa necessità di avere un ingresso, come dicevamo in qualche puntata precedente, di avere un ingresso, una sorta di filtro della casa, e quindi di lasciare magari gli indumenti che abbiamo portato durante il giorno, di lasciarli all'ingresso di casa. E quindi questo concetto in Giappone, loro non hanno la necessità di sollevare il letto perché entrano in un ambiente comunque più pulito rispetto a quello nostro. Quindi il concetto di avere a terra diciamo questo letto, il significato è proprio questo, insomma. Paese che vai, abitudini che trovi in qualche modo. Ritorniamo alle componenti della stanza, quindi abbiamo capito che il protagonista è il letto.
Ci sono delle variabili che si stanno in qualche modo acquisendo negli ultimi tempi, soprattutto su dati scientifici che riguardano il sonno, quindi in automatico la scelta del materasso, anche la posizione del materasso, perché dal memory siamo addirittura passati a reti ergonomiche che riescono a posizionarsi, perché a quanto pare dormire in un determinato modo aiuta la circolazione. Certo, questo in realtà poi si raccomanda sia di avere dei materassi non troppo duri ma nemmeno troppo morbidi, quindi questo che dici tu è verissimo, cioè avere un materasso confortevole sicuramente aiuta al sonno. Io però aggiungerei non solo il materasso, un aspetto molto importante lo fa l'aspetto psicologico, quindi quello dei colori, che a volte è un po' sottovalutato. In realtà io ho visto anche chi ha dipinto la camera a letto in rosso, che è per i bambini, che è una cosa, credo, una delle cose più sbagliate che ci sia, perché il rosso è un eccitativo, quindi sicuramente nella camera dei bambini non è il colore più adatto. I colori più adatti per una camera da letto potrebbe essere il verde, perché è rilassante, può essere un azzurro. Io addirittura consiglio, in questo periodo che noi abbiamo vissuto con grande difficoltà, questo periodo di pandemia, quindi ormai già trascorso il 2020 al 2021, ci siamo sentiti un po' smarriti, abbiamo perso un po' quel senso, quel coraggio, quella fiducia del futuro che dobbiamo riacquistare. Quindi secondo me i colori che ci possono permettere di riacquistare questa fiducia e questo coraggio sono colori neutri che comunque ci ispirano a tranquillità. Sarebbe interessante per esempio usare un colore o più colori neutri e creare una sorta di palette color che poi potrebbe essere utile per la nostra camera a letto, magari anche fare, che ne so, ecco, questa è una palette color. Purtroppo non si vede, insomma, abbastanza, alcuni colori, quelli più chiari, non si vedono molto bene. Noi non li vediamo, ma da casa li vedono. Sì, da casa credo che si vede meglio. Sì. Quindi avevo messo una palette color sulla sinistra, il primo gruppo da tre, che era più sui toni neutri, ma comunque un po' più caldi, e sulla sinistra invece, ecco, il gruppo da due, troviamo dei colori che sono un po' più un po' più freddi, ma comunque sono dei colori abbastanza neutri. Per lo più si usano colori pastelli perché aiutano proprio al concetto di rilassarsi, quindi ci dovrebbero aiutare anche a riacquistare un po' di fiducia. Posso quindi farti una domanda, Andrea? Sì. Ma quello in basso che noi vediamo dal nostro schermo all'interno del nostro studio è bluette, blu o nero? Allora, quello deve essere un bluette, però qui si vede, diciamo, più scuro. Sì, però non è troppo scuro il blu? Sì, quello è venuto un po' troppo scuro. No, io dico in generale, il blu, bluette, per una camera da letto è troppo scuro, è azzardato? Sì, è un po' azzardato, dipende se magari vogliamo fare solo una parete, dipende anche dall'arredo, magari se fare contrasto, con un arredamento molto chiaro, quindi si potrebbe contrastare, quindi dipende anche dai colori degli arredi. Oggi va molto il bianco, questi colori molto luminosi, proprio per dare maggiore luminosità. Sì. Posso interromperti? Dimmi. Siccome da noi i colori sono fondamentali da sempre qui a Pourparlers, noi abbiamo l'imperatrice dei colori. Abbiamo la nostra Samia di Donato in collegamento. E più, chi se non lei ci può spiegare, anche aiutare a capire qual è il colore giusto da adottare, anche se oggi l'argomento riguarda Madre Terra, il nostro pianeta Terra. Ben ritrovata, Samia. Salve, buonasera, buonasera a tutti i vostri ospiti e agli ascoltatori. Buonasera. Scusami, Samia, ma ho un problema con l'audio. Non riusciamo a sentirti, ma non dipende da te, chiedo alla regia di ristabilirmi l'audio in studio. L'argomento di oggi è molto molto interessante, perché la natura, come ho elencato poco fa, è un tripudio di colori e della bellezza per antonomasia, quindi oggi dedichi una parte molto importante a questo argomento.
Sì, soprattutto perché questa settimana, come sai, noi siamo in allineamento un po' con tutto il mondo, dove abbiamo già svolto la prima Color Week in 22 paesi contemporaneamente. Questa settimana invece si celebra la settimana degli elementi. Abbiamo iniziato con acqua, abbiamo proseguito con aria, con fuoco ieri e oggi siamo nella terra e domani chiuderemo con l'etere, la quintessenza. Abbiamo allineato a questo 22 di aprile, Giornata Mondiale della Terra, in cui anche io sono in collegamento dalle pendici della Maiella oggi, e oggi è diventata un biogeoparco dell'UNESCO, quindi qualcosa di fantastico Che a livello di meraviglia, che bella terra. notizia! Finalmente un po' di belle notizie in queste energie scompussolanti. Assolutamente sì. Facciamo una riflessione attraverso i colori della natura, cara Samia. Allora, il primo oggi, visto che ci allineiamo con l'elemento terra collegato al nord, alle direzioni del nord, siamo proprio collegati con il verde, che per tante altre persone può essere anche connesso al marrone, ma è il verde la dominante dell'elemento. I quattro elementi avevano la funzione cosmica di unificare e sono anche quelli che dentro casa dovremmo cercare di unificare al meglio e soprattutto di armonizzare non solo in base alle direzioni, che possono essere anche quelli del Feng Shui, ma proprio alla quantità di colore, quindi che cosa significa contribuire in un ambiente a creare proprio l'armonia cromatica. Nel mondo del nord, nel mondo del verde, nel mondo dell'elemento terra, e ovviamente parliamo dei tre regni uniti, noi consideriamo proprio questo mondo a colori quando lo dobbiamo riproporre, magari in un ambiente proprio legato al legno, legato alle tonalità del verde, anche fino al verde muschio e verde prato, quindi a creare proprio degli ambienti che ricordino proprio una parte minerale, una parte animale, una parte vegetale, quindi la presenza di piante in punti strategici, anche della stanza stessa, perché come sai non è solo una questione di colore, non è solo una questione di forma, ma dell'armonia del campo visivo che si genera quando noi mettiamo insieme tutti questi aspetti. Il secondo, ma non in ordine di importanza, solo perché torniamo proprio all'acqua e quindi entriamo nelle tonalità del blu, io mi sono già circondata di tutto questo, siamo nell'elemento acqua che mescola, inibisce, fa fluire. L'acqua è l'elemento vitale da cui è nato l'universo. Piccole fontanelle, nei punti strategici proprio della parte dell'universo, e come vedete l'acqua è un simbolo dove nella parte alchemica il triangolo punta verso il basso. E quindi in questa armonia proprio dell'acqua che fluisce, noi possiamo utilizzare nelle nostre case, ma soprattutto magari nella camera da letto o, come dicevate bene prima, colori rossi nelle camere dei bambini, solo se volete renderli iperattivi. E quindi questi colori dell'acqua, degli acquamarina, dei pastelli, possono essere degli ottimi stimoli per poter dormire al meglio. Nella cromopsicologia, proprio nella camera da letto, possiamo utilizzare questi colori quando magari soffriamo un po' di insonnia, quando facciamo fatica a dormire, quindi non è solo una questione di dove il letto è orientato. Poi pian piano ci muoviamo dall'acqua all'aria, e l'aria non è solo una purificazione dell'aria, ma l'aria diventa il respiro, diventa proprio come far respirare anche gli elementi dentro casa, è collegata al giallo nella parte proprio simbolica, come l'elemento fuoco che vedremo tra poco, è collegata proprio ad un elemento verticale, all'est, alle spade, ai simboli che possiamo mettere all'interno della casa, all'interno degli ambienti, per armonizzare proprio questa parte. Quindi diventa un far intervenire i colori. E questi colori vengono consigliati magari negli ingressi, come i giallo, le tonalità calde, accoglienti, anche fino all'arancio, nell'ingresso, nella parte anche magari di accoglienza dei clienti, se parliamo di un ufficio. E qui abbiamo proprio questa parte che ci conduce invece al fuoco, questo elemento fortissimo, maschile, potente,
che viene introdotto proprio negli ambienti proprio grazie al rosso, grazie a queste tonalità, quindi se non è possibile proprio il fuoco delle candele, anticamente era più facile con questi candelabri bellissimi, con questi lampadari che ricordavano proprio o con il camino. E qui una piccola chicca potrebbe essere legata all'elemento fuoco, ricordate di orientare questa parte sul sud, quindi se avete un camino ricordatevi di metterlo con le spalle a sud, e qui siamo proprio in tutti quegli elementi più potenti, perché dal rosso arancio a tutta quella parte fiamma, fino ai porpora, agli scarlatti, che possono invece esserci utili in ufficio quando dobbiamo acquisire l'archetipo del sovrano. Quindi andremo ad accostare l'oro e il porpora. Quindi questo era un po' un piccolo viaggio nei colori degli elementi che ci aiutano, e soprattutto sappiamo dove distribuirli grazie alle loro direzioni. In questo blocco penso che ci sia proprio un'alta concentrazione di fenomenale capacità di poter definire anche il design di una casa, quindi creare l'abitazione e il giusto ambiente, il proprio habitat ideale attraverso la formazione di Samia, che è eccezionale. Ricorda Samia la tua ultima opera poi, tra le altre cose, e il 6 maggio è una data molto importante. Esatto, allora in questo ecco, negli ambienti l'ultima opera è Abitare consapevole. Io ho tutti i vari libri, se volete ve lo posso anche far vedere, perché come vedi ho messo in vibrazione tutta la parte che poteva essere utile, quindi Abitare consapevole è questo incontro tra il Feng Shui e la Color Sofia che ci aiuta proprio a comprendere come posizionare i colori negli ambienti, ma non solo, come posizionare, come creare un'energia positiva all'interno di un ambiente, mettendo insieme tutte le parti del campo visivo, quindi dalla parte dei complementi di arredo, dei colori, ma soprattutto degli elementi. Quindi questo è un po' il viaggio. Invece per quanto riguarda il 6 maggio, giornata mondiale del colore, ci sarà un super evento relativo alle donne, i colori delle donne. Siccome, come ti raccontavo, durante la pandemia le violenze domestiche sono aumentate del 72%, abbiamo deciso di mettere insieme delle formatrici fantastiche. Avremo come madrina Eva Enger, che conosce bene questo argomento, Max Formisano, Monica Melani, Iliana Manfredi, avremo tutto il mondo fino a Sara Cosmi, e avremo come ospite internazionale in diretta da Vienna, sarà collegata Gabrielle Burecht-Techmann, proprio per portare i colori delle donne su una vibrazione più positiva. Come fai tu ogni volta che ti colleghi con noi, e non vedo l'ora di rivederti qui di persona, cara Samia. Spero veramente la faremo il 13. Ti confermo il 13, riuscirò ad essere presente. Ah, che bello! Nel frattempo è nata una nuova amicizia, perché c'era Andrea che era completamente catturato dalla tua preparazione. Sì, è molto interessante l'intervento che hai fatto, Samia. Soprattutto condivido il fatto di collegare i colori, quindi alla natura, l'acqua, il fuoco. Questo è molto interessante. Poi alcune volte le ritroviamo anche nell'inserimento delle carte da parati, che negli ultimi anni stanno tornando un po' in voga, che sono nate nel 1700 circa con William Morris, no? Però vengono riproposte, insomma, ecco queste carte da parati, all'epoca erano oggetti più soggetti floreali, però oggi ci sono carte da parati che riportano queste texture, no? O immagini che comunque ricorrono immagini della natura, proprio per riportare il senso del verde della natura all'interno. Molto wild, anche in situazioni che sembrano essere riferirsi a locali. Ho visto, certo, l'arredo, ecco, di
club oppure bar o ristoranti bar, sì, che riprendono molto Wild, giocando anche sulla partecipazione attiva delle piante stesse, che diventano un arredo fondamentale ormai in ogni angolo della casa, ritornando al discorso degli elementi del pianeta. Il green è fondamentale sempre di più anche in camera da letto? Un po' meno, in cameretta un po' meno, però ecco, cioè, lo ritroviamo in altri ambienti, abbiamo visto nel bagno, comunque nella zona living, a volte sì, nella camera letto ci può essere qualche cosa, ma non proprio. Samia, fondamentale in camera da letto, cosa non deve assolutamente mancare oltre ovviamente al letto, ovviamente come letto. Elemento o come colore? Io direi, proprio visto che abbiamo tirato proprio questa parte delle carte da parati, le nuove tendenze per il prossimo anno, visto che come sai stiamo lavorando addirittura al 2022-23, quindi alla parte ancora che deve arrivare, sarebbe proprio una parte dedicata alla geometria sacra, perché i simboli come i colori sono potentissimi e sono quelle parti che ci possono fare anche da angeli custodi. Poi per quanto riguarda la cromopsicologia, in camera da letto è fondamentale, ne abbiamo parlato in una delle prime puntate che ho fatto con te, ricordare qual è l'obiettivo, quindi se l'obiettivo magari è ravvivare la coppia, una coppia magari stagnante da un po' di anni, bisogna introdurre alcuni elementi, se invece bisogna semplicemente riposare meglio. Quindi nella mia tecnica, nel metodo Colors, è proprio, ti ricordi, il cliente, il luogo, dove posizionare questi colori, quali sono i livelli, quali sono i significati nella cromopsicologia, nella psicologia del colore che possiamo utilizzare. E quindi il mio invito è proprio a comprendere qual è l'obiettivo primario che vogliamo raggiungere dentro quell'ambiente, perché come sai, simbolicamente, ogni ambiente della casa è legato ad un ambiente della nostra vita, e la camera da letto sono le relazioni. Se desideriamo in una relazione, possiamo avvicinarci al verde acqua, possiamo andare a mettere proprio delle tonalità, oppure possiamo inserire il legno, se vogliamo usare, ecco, un elemento e non un colore. Possiamo, ecco, in cucina sarebbe l'ideale, se vogliamo dimagrire, magari un po' di blu. Quindi a seconda del nostro obiettivo, ricordarsi che è molto più importante l'obiettivo che non solo il colore o la forma. Quindi l'armonizzazione e la costruzione di un progetto creato ad hoc per la persona. Noi ne parliamo spesso, abbiamo in partenza con la scuola colore i prossimi corsi e parleremo proprio di tutti questi elementi dal 7 maggio, poi ne abbiamo un altro in partenza il 28 di giugno, poi a ottobre il color coach, quindi chi si occuperà proprio degli ambienti e di tutta questa parte che riguarda la nostra vita, i nostri colori nel quotidiano, perché ovviamente ogni ambiente ha la sua dinamica. E quindi se volessimo parlare ad esempio di un ufficio, invece, dovremmo capire qual è l'obiettivo dell'amministratore delegato che magari riceve persone in quell'ufficio, quindi qual è l'obiettivo principale. Io parto da un approccio che non è solo l'ambiente o le direzioni o i punti cardinali, ma associo quella che è la cromopsicologia con l'ambiente, quindi con l'integrazione del macrocosmo con il microcosmo. Quindi non è solo una questione di colore, perché un colore potrebbero sceglierlo tutti, ma andare a creare armonia cromatica e ancora più, per essere più dettagliati, ad andare a creare quelle chicche in ergonomia visiva che creano magari il colore dominante, i subdominanti e gli accenti, perché la nostra vita non è mai a monocromatica, quindi non si può scegliere mai un solo colore, e attraverso le triadi potremmo capire magari se usare tre colori per aumentare il successo, tre colori per aumentare la prosperità e la parte economica, tre colori per la felicità, tre colori per l'anima, tre colori per le infinite possibilità. Come sai, il mio studio non è mai più solo monocromatico, perché la vita non lo è più, ma affaccia tutti questi argomenti per portare la persona a vivere il colore, quello che io chiamo il colore dell'anima, il colore più bello per ognuno di noi. La consapevolezza. Io vorrei tantissimo esprimervi la voglia di rimanere un altro po' con voi. Mi dispiace se andiamo un attimo in pubblicità e torniamo subito. Io so che avete entrambi degli impegni, ma poi dopo vi lascio andare. Pubblicità. Va bene, certo.
madre natura nel nostro pianeta Terra, e adesso in qualche modo si sono unite le due professionalità e proseguiamo questo discorso. Non a caso Andrea, nella scatola magica di Pourparlers, aveva nascosto degli oggetti. Guarda un po', Samia, cosa ti tira fuori Andrea adesso. Ta 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 ta. Io non sapevo. Non a caso, non a caso. A caso. Anch'io ce li ho, anch'io ne ho tante. Quindi, ce li ho tutti qui. Niente, è un oggetto che sono legato professionalmente. Io da quando sono piccola impazzisco. Quando ero piccolina, sì, piccolina, vedevo la palette dei colori per casa, sai, quando i miei genitori dovevano dipingere, ripitturare un po' le mura di casa, e quindi impazzivo. Eh sì, è uno strumento molto utile, penso soprattutto per Sami a questo punto, no? Per far capire a casa che cosa stai facendo vedere un po' a tutti, sì, cerca di inclinarlo così allora, lo riescono ad inquadrare dalla regia. Eccolo lì. Se forse si vede un po' male, comunque. Niente, una mazzetta colore classica di quelle che vengono usate per la scelta di colori nel campo dell'arredamento, no? Senza fare pubblicità all'azienda, questa è quella che io insomma uso di più, insomma, perché mi trovo meglio. E comunque ci sono, ecco quello che dicevo prima, c'è un colore, una traccia di un colore fondamentale di base, e poi c'è una palette color che va dai toni più caldi, insomma, sino a arrivare a quelli più freddi, insomma. Ecco, questo è quello che intendevo. Poi prima i verdi per quanto riguarda la camera da letto, oppure possono essere piuttosto che gli azzurri. Le tonalità, quelle pastello, sì, di cui parlavi. Le tonalità più pastello. La tua palette è 7 volte quella di Andrea? Ma io ne ho di diverse, quelli per studiare, no, i colori complementari, per andare a giocare con le triadi, quelle di nascita, sono tutte diverse, fino a quelle, sì, più o meno sono le stesse, perché le aziende alla fine sono quelle. Sì. Andrea, abbiamo altri oggetti nella scatola che ricollegano, sì, un po'? No, ricollegano no, ho portato un altro oggetto che sono legato, però non si ricollega molto a quello di oggi. No, i libri è un ci testo, cioè non si, no? È un testo sul design, no? Di Bruno Munari, su Da cosa nasce cosa. Io sono molto legato, non si ricollega proprio alla camera da letto, però sono molto legato perché in realtà poi parla un po' di design, di metodologia progettuale, quindi in qualche maniera. Facciamo un gioco, mi è venuto adesso un guizzo. Allora, 3 tipologie di obiettivi differenti, successo. Prendiamo una coppia prototipo, ecco, tipo. Quindi una coppia deve arredare casa. Allora, una coppia deve trovare successo, una coppia deve ritrovare un pochino, chiamiamolo romanticismo, intesa. E un'altra coppia, non lo so, aiutatemi. Un altro obiettivo che si può definire? Magari vogliono migliorare le qualità relazionali, quindi la comunicazione in una coppia è fondamentale. Samia sceglie i colori e poi, sì, invece Andrea arreda. Vai, mi piace questo gioco! Wow. Allora, la prima cosa probabilmente sarebbe per la comunicazione, farei una sulla parete blu, magari proprio quella che diciamo alla testata del letto, e le altre 3 pareti con queste tonalità magari molto neutre, o degli avorio o dei candanti avorio, quindi con una lucidatura piuttosto che con degli effetti, perché vanno a creare l'abbraccio. Quindi la tecnica utilizzata sarebbe una sola parete e poi l'abbraccio, con i colori, con diciamo il colore dominante, l'accento, posizionato solo nel retro del letto. Come arrederesti questa Dunque, stanza? Io per la comunicazione, più che arredare, toglierei un elemento per riattivare la comunicazione. Cioè, non metterei la TV in camera, ecco, così si è costretti, insomma.
quello è fondamentale, sì. Diciamo, dai. Quello è fondamentale sicuramente, perché può essere distrazione. E poi niente, vabbè, parte insomma il letto che rimane il soggetto, rimettere dei comodini che non debbano essere sempre quelli classici, quindi ai lati, e sicuramente metterei come elemento d'arredo, io rimetterei, non so se Sami è d'accordo, ma rimetterei una carta da parati che può... Mi piacciono le carte, sì, da parati ad Andrea, sono, sì, sì, è appassionato. Sì, sì, se uniamo poi... la carta da parati magari con un simbolo, ecco, sulla carta da parati, magari lo sfondo blu, tono su tono, magari mettiamo un simbolo particolare, sono assolutamente d'accordo. Poi sicuramente per quanto riguarda l'arredamento inserirei una luce insomma che abbia una tonalità sul calda, una tonalità calda, sicuramente non una luce fredda. Invece per la coppia che deve ristabilire un po' di romanticismo, di contatto, di intesa? Beh, allora, fondamentale sarà la connessione con i verdi. Il verde come energia del cuore, il verde che ci deconnette proprio al legno, alla legnosità, anche a tutti quegli elementi che sono elementi naturali, quindi... È nell'indole umana un po' tornare al giardino dell'Eden, quindi a tornare a questa armonia speciale. Quindi in questo caso però lavorerei con la parete frontale, poi ovviamente dipende dalle direzioni, quindi non quella nella testata del letto, ma andrei a fare un gioco diverso, o un gioco bilaterale, quindi le due pareti frontali, oppure solo quella che le persone guardano magari quando si mettono a letto, perché c'è un'influenza nel campo visivo molto più alta. Quindi più i colori sono saturi, più influenzano a livello proprio di vibrazione nel campo visivo. E quindi cosa succede? Questo verde entra dentro di noi, va a stimolare coni e bastoncelli e invia questi impulsi, e l'impulso arriva direttamente sul sistema simpatico-parasimpatico, quindi va ad alleggerire le tensioni che magari ci possono essere. Quindi ecco, sceglierei tra il legno e i verdi, e le tonalità magari verde prato, verde mulo, o un verde rassicurante. Se Samia è d'accordo, lei dice di inserire il verde, ma anche il legno. A questo punto si potrebbe mettere, diciamo, degli arredamenti in finitura legno, insomma, potrebbe essere un'idea. E potrebbe essere, sì, legno naturale, oppure potrebbe essere un'idea, non so, magari rimettere una pavimentazione in parquet. E per quanto riguarda gli arredi, forse inserirei anche una sorta di libreria, mensola libreria al di sopra, diciamo, della testiera del letto. Potrebbe aiutare, non so, magari a leggere qualcosa insieme e a riacquistare una certa comunicazione, armonia. Invece per una coppia che vuole successo, che aspira al successo. Ecco, successo, prosperità e lavoro sono tre ambiti diversi, quindi specifichiamo un po', perché dipenderà ovviamente da quanto vogliamo lavorare, perché anche in questo caso dovremo andare un po' sulle tonalità del Bengue, entrare in un ambiente più scuro, più profondo, entrare proprio a livello colorimetrico. Non toccherei in questo caso la parete, a meno che non volessi proprio esagerare, quindi magari circonderei le finestre con una finitura colorata, cioè farei altri accenni al colore ma non sulle pareti, andrei a lavorare probabilmente sui tendaggi, così se magari comincia dopo 10-12 mesi a darci fastidio quel tipo di colore, è meno impegnativo a livello economico cambiare una tenda, mentre cambiare gli interi complementi di arredo ha un costo magari importante. Quindi giocherei, ecco, sui complementi di arredo più scuri, che non abbiamo ancora toccato, e farei proprio un gioco diverso, quindi magari un pavimento stellato o un granito luccicante. Dovremmo proprio pian piano andare a muovere questa parte.
E qui il baldacchino ci starebbe bene. Il baldacchino ci starebbe bene, ma mi ha rubato anche l'idea che avevo, la stessa idea avevo avuto io di giocare sui tentaggi. Magari perché no mettere due tipi di tentaggi, e quando uno si stanca di una tipologia può tirare fuori l'altra. E quello è fondamentale, perché di questi tempi, certo, con i costi bisogna andarci un po' cauti. Però vedete quanto è bello come cambiano le cose. Una volta si avevano determinate esigenze, diciamo che era tutto un po' prestabilito l'arredamento, certo, dove la casa doveva essere in quel modo, la camera da letto doveva essere in quel modo, c'erano molti regole standard, rigide. Regole rigide. Dopo anche la parte economica ha avuto il suo, diciamo, la sua importanza, però effettivamente adesso cambia tutto e il modo in cui tu ti metti in connessione con l'ambiente, quindi a seconda di quello che tu stai cercando e di quello che tu sei consapevole attraverso i tuoi equilibri interiori, che dovresti arredare casa, quindi una percezione completamente differente e bellissima, molto stimolante. Come mi è piaciuto questa nuova coppia targata Pourparler. Poi Sania, tra l'altro, infatti è molto bello collaborare. Io ho tantissimi architetti con cui collaboro nelle varie parti d'Italia. Sarebbe bello. È nata una nuova collaborazione. Via là. Samia ci ha preso un po' all'improvviso, Manuela. No, ma tanto ormai, se abbiamo le stesse idee, lavoriamo sul campo pezzo dalla stessa quantità di anni, quindi ci troviamo, perché poi troviamo le soluzioni pratiche alle persone, quindi siamo in grado di lavorare. Io ormai ho imparato a lavorare con tutte le tipologie di persone, proprio perché mi diverto, proprio perché è quello che mi piace, lavorare con i colori. E quando mi ha salvato la vita, io penso di onorarli, conoscere poi i loro significati, far viaggiare le persone in questa psicologia più profonda, ci consente di aiutare veramente le persone dentro casa, e non diventa più, ecco, un progetto oppure una parte architettonica, diventa una casa, diventa un tempio, diventa una magia che tu puoi veramente creare. Tutt'uno con il proprio essere. Che bella, la parola tempio mi piace, perché contemplazione di se stesso all'interno di un contesto consapevole, fatto di equilibri e di stimoli allo stesso tempo. Grazie per questa bellissima intervista, grazie a Samia Di Donato. Grazie, mi raccomando, seguitela nella sua moltitudine di colori, di espressioni e di progetti e di eventi. Le sue pagine istituzionali tanto la ritrovate facilmente, Samia, sì, Di Donato dei colori, su tutte le pagine official, Instagram, Facebook e sito. E poi fate il test dei colori, mi raccomando. Gratuito ancora per un po', e la colazione a colori con la scuola colore, perché ovviamente stiamo formando i veri protagonisti del colore per dare delle competenze sulla parte di pratica del colore, che non è solo teoria del colore come hai visto, ma prima di tutto è neuromarketing applicato all'essere umano, alla cromopsicologia. Grazie Samia, grazie al nostro, ciao, architetto Samia. Andrea Straccialini. L'ultimo consiglio che vuoi dare al nostro pubblico di Pourparler? Riguardo alla camera da letto, quello che posso dire è che bisogna avere un progetto di base personalizzato per ogni coppia, insomma, per ogni utente. Cioè non bisogna avere una camera standard, ma progettarla con uno spirito individuale e personale. Visto la giornata, visto che oggi, certo, è 22 aprile, è anche importante sottolineare l'aspetto del risparmio e soprattutto dell'impatto nei confronti che noi ogni giorno abbiamo nel nostro ambiente. Cerchiamo di risparmiare il più possibile, lo facciamo dall'utilizzo di determinati materiali che si possono riciclare, da economia circolare e soprattutto anche per la corrente elettrica. Certo, io sono molto d'accordo sul fatto di avere un risparmio e un impatto sull'ambiente, diciamo, di avere questo rispetto per l'ambiente, quindi anche nella scelta dei materiali, anche nella scelta degli arredi, cioè stare attenti a come sono realizzati proprio per questo motivo qua. Grazie Andrea Straccialini. Grazie a voi. Alla prossima
stanza. Al prossimo arredo. Noi torniamo un attimo in pubblicità e torniamo con un grande campione che ci insegnerà ad avere successo, ma successo con noi stessi. Pubblicità. Eccoci, siamo tornati e come promesso vi presento adesso, visto che facciamo tanto, dedichiamo tanto alla nostra percezione della formazione, di quello che noi siamo, che poi ci si colloca all'interno di un sistema, di uno scambio, quindi oggi sempre di più prende forma questa professionalità e soprattutto questa consapevolezza che deve essere accompagnata da una professionalità. Quindi da me vengono persone altamente qualificate, professionali, che in qualche modo hanno cercato di accrescere il proprio equilibrio, la propria consapevolezza, lo hanno fatto e adesso lo mettono a disposizione di tutti. E ho il piacere di presentarvi appunto un campione per questo e di questo argomento, perché viene dallo sport, quindi a tutti gli effetti è riuscito a portare lo sport anche nella sua professionalità, ma ci facciamo raccontare tutto da lui che è meglio. Riccardo Zuccaro è venuto qui, benvenuto e buon pomeriggio. Buon pomeriggio, grazie per avermi ospitato nel tuo salotto. Nel salotto di Pur Parler, della chiacchierata, esatto. Parliamone, formatore, esatto. Mental coach, adesso diciamo che è un must, è una professione che sta andando molto bene, anche perché c'è sempre questa voglia di raggiungere degli obiettivi, come abbiamo detto poco fa con la nostra Samia e il nostro caro Andrea, ma effettivamente gli obiettivi che sono sempre rapportati a un qualcosa di professionale, di un target, di un raggiungimento che si va a quantificare in risultati anche economici la maggior parte delle volte. Però questo successo si può identificare anche per qualcosa di meno pragmatico, ma più esistenziale, filosofico, che è il successo interiore? Assolutamente sì, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di ritrovare, come dicevamo, consapevolezza di chi siamo come persone, di quello che vogliamo. Dobbiamo imparare, forse reimparare, a prenderci cura di noi, che troppo spesso invece lo tralasciamo, soprattutto quando cresciamo, diventiamo più grandi, quando mettiamo su famiglia o quando abbiamo figli. Invece ricordarsi che tutto parte dalla cura del sé, per poi avere questo binomio di benessere fisico legato al benessere mentale, è fondamentale. Chi è Riccardo Zuccaro? Ma Riccardo Zuccaro è sono un coach professionista certificato, sono consulente risorse umane, faccio formazione in azienda e seguo anche i privati in percorsi relativamente alla carriera, collaborando ormai da tanti anni con una società, la più grande società italiana che si occupa di outplacement, e anche nella parte di life coaching, cioè quindi sulle problematiche strettamente personali e proprio sul miglioramento e sul legare il benessere fisico al benessere mentale. Poi, come hobby, come passione, come storia, sono un amante dello sport da sempre. E ho giocato ai miei tempi a basket e questo amore per la pallacanestro mi è rimasto, tanto che sono oggi allenatore nazionale di pallacanestro e collaboro con la società di Osimo, dove alleno i ragazzi dell'Under 18. Nella tua biografia, nel passaggio conoscitivo via mail, pre-intervista, mi hai inviato del materiale definendoti una persona come tante che è cresciuta inseguendo i propri sogni. È un'espressione bellissima. Sì, io diciamo che la mia carriera lavorativa è partita in tutt'altro modo, nel senso che ho iniziato con aziende dove seguivo più la parte marketing, eccetera, marketing vendite, diciamo, però sentivo che qualcosa mi mancava, non ero veramente molto soddisfatto. Poi a un certo punto ho avuto l'incontro con le risorse umane
E lì ho capito, sono stato fulminato e ho capito che era la mia strada, sono innamorato delle risorse umane, ma più che altro ho capito che per fare questo lavoro bisogna amare le persone, altrimenti se non ami le persone non puoi occuparti di persone. Facciamo la distinzione, il sistema aziendale, parlando del mondo del lavoro, soprattutto in questo periodo storico, è fortemente colpito e quindi è fondamentale appunto sottolineare l'importanza di fare analisi e dare più informazioni possibili. Perché parlo, vedo, ascolto, sento interviste, cioè alla fine le aziende si approcciano in qualche modo sempre gli stessi schemi, sempre le stesse modalità, abituati a un modello, con difficoltà approcciano a questa tanto ambita parola che sta entrando in scena, ovvero innovazione o anche rinnovarsi. Ecco, come deve agire un'azienda fatta di persone che prendono decisioni quali imprenditori e risorse umane? Ma allora, per prima cosa, per quella che è la mia esperienza, e ultimamente mi capita di ripeterlo spesso, è che purtroppo tante volte abbiamo sentito, sentiamo aziende dove, che dicono le persone al centro, le risorse umane sono fondamentali, la mia azienda deve tutto alle persone, poi però quando accadono emergenze, la pandemia è una di queste, i primi investimenti che sono stati tagliati sono stati proprio quelli sulle persone, in un momento dove invece le persone a maggior ragione avevano bisogno e hanno tuttora bisogno di sostegno. Ovviamente non è una cosa generica, non bisogna fare tutto in erba un fascio, ci sono anche aziende che invece in questo periodo hanno investito sulle persone e hanno dato dei supporti alle persone per cercare di superare questa impasse dovuta alla pandemia, però ecco, diciamo che generalmente qualche volta ci sono un po' troppe frasi che vanno di moda e poca concretezza. Del tipo? Ma del tipo appunto, come dicevo prima, decaloghi, comandamenti aziendali, persone al centro, poi però quando si tratta di metterle veramente, cioè, cambia un po' la strada, ecco, quindi no, ripeto, non tutte perché sarebbe ingeneroso verso chi invece crede, ci ha sempre creduto e continua a credere nelle persone, però io un esempio che faccio banalissimo, ma che secondo me rende l'idea di come in realtà le persone siano veramente importanti per le aziende, dico, voi pensate, agli imprenditori spesso dico, immaginate che l'azienda, togliete tutte le persone che avete oggi, non dico lasciatela vuota perché sarebbe oltremodo banale, ma riempitela con altra gente che non ha mai lavorato qui dentro. L'azienda, prima che riprende la funzionalità, i livelli produttivi, diciamo, i guadagni che ha avuto fino ad oggi, tempo ha da passare. Questo cosa significa? Significa che evidentemente le persone che sono all'interno sono un valore per l'azienda e non sono solo alla voce costi, come normalmente risulta nel bilancio. Costo del personale, non c'è mai la voce positiva. Le università stanno lavorando a cercare di trovare una formula per poter mettere anche una voce positiva in bilancio, ma attualmente nella stragrande maggioranza nel bilancio c'è solo costo del personale. Invece, come ho detto adesso, le persone in realtà sono un valore per l'azienda. Mi viene da ragionare mentre parlavi su quest'altro tipo di riflessione, risorse umane che non sono mai contente, questo rapporto particolare, il datore di lavoro identificato come padrone, poi l'imprenditore che invece dà la colpa allo Stato, le leggi, l'economia e l'inflazione, la crisi e questo e quest'altro, adesso la pandemia, ma di chi è la colpa? Ma allora, come sempre la verità sta nel mezzo, diciamo che tutti gli attori che tu hai menzionato hanno pregi e difetti. Ovviamente io quello che dico sempre, basterebbe essere un po' più responsabili tutti quanti, cosa che invece certe volte manca a tutti i livelli, manca nel lavoratore, manca qualche volta nell'imprenditore, manca, e purtroppo lo vediamo spesso e volentieri, anche nello Stato.
Quindi se ci fosse un po' più di responsabilità, una parola che nell'ultimo periodo secondo me la stiamo un po' dimenticando, io credo che le cose andrebbero molto meglio. Vogliamo entrare un po' in punta di piedi nella tua vita? Noi ci diamo del tu, ci siamo conosciuti, quindi mi permetto, mi sono presa questa licenza, per poi addentrarci invece in una sorta di percorso, mini corso, special, dedicato appunto a quello che normalmente fai quotidianamente con le persone, soprattutto per la ricerca del proprio successo, del successo interiore, anche perché chi in qualche modo riesce ad approfondire i tuoi schemi lavorativi, riesce ad indagare, trovare i giusti equilibri ascoltando le tue lezioni, riesce a trovare successo. Ma diciamo che noi siamo gli artefici del nostro destino, questa è la cosa principale. Molte volte quando, siccome nell'ambito sportivo il mental coach viene spesso e volentieri associato a chi? Al motivatore. Ecco, io una cosa che invece sottolineo sempre, anche nei corsi di formazione che faccio, i motivatori, ve lo dico subito, non esistono. Allora, non è che uno viene da me e compra un chilo di motivazione, va a casa e dice, ah, adesso sono motivato. Bisogna essere fondamentalmente sempre automotivati. Che cosa significa essere automotivati? Significa trovare, e qui è la mia traduzione della parola motivazione, trovare il proprio motivo per l'azione, quella cosa che ci spinge ad agire. Se prima di tutto dobbiamo avere questo spunto, poi io come coach ti sostengo la motivazione. Faccio un altro esempio banalissimo, tanto per far capire a tutti. Se io sono sovrappeso, ok? Cammino e gli amici mi dicono, Riccardo, dai, guarda, sei sovrappeso, guarda che ti fa male, rischi la salute, ci avrai problemi, vai da una dietologa, fatti fare una dieta. Motivazione indotta, quindi la famoso vengo e compro un chilo di motivazione, io magari spinto da questa situazione vado dalla dietologa, mi faccio fare la dieta, ma siccome non è il mio motivo per l'azione, probabilmente dopo una settimana, perché sappiamo che per dimagrire poi ci vuole del tempo, dopo una settimana che non vedo risultati dico, vedi, non serve a niente, lasciamo perdere e continuo come prima. Viceversa, se io mi guardo allo specchio e dico, Riccardo, così non va bene, così sei sovrappeso, rischi per la salute, bisogna che fai qualcosa perché questa non è una situazione positiva. Sarà difficile, sicuramente, però bisogna che fai qualcosa. Questo è il mio motivo per l'azione. Vado dalla dietologa, mi faccio fare la dieta, la dietologa in questa parte fa un po' la sorta del coach e ovviamente partirò, avrò dei momenti dove probabilmente dico no, vedi, però non riesco, non sto riuscendo, allora in quel momento la dietologa mi sosterrà nella motivazione e allora alla fine raggiungerò l'obiettivo. Ma questo perché? Perché è partito da me principalmente. Quindi la funzione di un coach, di un mental coach in ambito sportivo, che poi spiegherò perché si chiama mental coach e non coach, ma è molto semplice in realtà, la motivazione che abbiamo dentro di noi è quella leva che ci fa muovere, quel motivo per agire. Quando partiamo da lì poi la funzione di un coach è quella proprio di sostenere, di accompagnarti. Non a caso la parola coach è legata alla carrozza. No? In inglese si chiama coach, cioè io ti partiamo da un punto A, ti accompagno fino ad arrivare al punto B. E quindi perché mental? Mental coach perché? Perché proprio perché nel ambito sportivo, al di là del calcio dove l'allenatore viene chiamato mister, in tutti gli altri sport l'allenatore spesso e volentieri viene chiamato coach, nella pallacanestro che è il mio campo principalmente. Quindi chiamare coach e coach si rischia di fare una gran confusione. Allora, quando si è, come sono stato io, nello staff anche di squadre professionistiche, è chiaro che cosa succede. Se mi chiamano coach diventa un disastro, perché già c'è lo staff, c'è l'allenatore, il vice allenatore, io mi affianco allo staff. Allora, in questo caso vengo chiamato mental coach, perché come allenatore della mente, per distinguere un po' le due figure. Che poi queste figure sono nate prettamente per affiancare le squadre per raggiungimento degli obiettivi sportivi, perché è da lì che è nato tutto.
Ma allora, diciamo che soprattutto è ovviamente di origine statunitense, sicuramente sì, molto è partito dall'ambito sportivo, ma guarda, poi da allenatore di pallacanestro io quando faccio formazione porto tanti parallelismi, perché il mondo sportivo e l'azienda, per esempio, sono due cose sotto certi punti di vista assolutamente identici. La gestione di un team sportivo e la gestione di un team in azienda ha delle similitudini pazzesche. C'è sempre l'allenatore, il manager, i giocatori, i membri del team. Le dinamiche di gruppo sono esattamente le stesse. Quindi la capacità, cos'è che cambia? Cambia che nello sport, questi sono i ragazzi. I ragazzi che alleni. Sì. Cioè, questo è quando vinciamo abbiamo la tradizione e il vizio di farci il selfie della vittoria, quindi ogni volta ci facciamo questo selfie. Quanto è importante per i giovani avere un punto di riferimento così? Allora, secondo me è fondamentale. Io quello che ho detto, guarda, ho fatto una riunione ieri sera con i genitori della mia squadra e quello che dico sempre, è quello che ho scritto anche nel libro, quel piccolo libricino che ho scritto sul mental coach sportivo, dico: ci sono ottimi tecnici ma pessimi gestori di persone. In realtà i risultati, e spesso e volentieri, si ottengono essendo sì ovviamente dei tecnici capaci, ma principalmente degli ottimi gestori di persone. Qualche settimana fa c'è stato Allegri ospite di Sky Sport e sono meravigliato dello stesso Allegri che ha detto l'importanza della gestione delle risorse umane. Dice: nei corsi allenatori a Coverciano probabilmente non so quanto se ne parla, invece oggi è fondamentale. Quindi la gestione per i ragazzi, io ieri sera dicevo appunto ai genitori, ho detto: guardate, al di là dell'aspetto tecnico, che è ovviamente importante, però per me, per quello che è Riccardo Zuccaro, l'importanza primaria è legata all'essere prima di tutti un educatore. Quindi io per i ragazzi devo essere prima di tutto un educatore, poi un tecnico che gli insegna anche la tecnica, ma prima di tutto devo essere una persona che li educa da un punto di vista personale e come uomini. Abbiamo fatto lunedì prima dell'allenamento una piccola chiacchierata dove ho detto: ragazzi, voi avete 17 e qualcuno ha già 18 anni, non siete più bambini, siete passati nel mondo degli adulti. Questo significa onori per tutte quelle cose che vi piaceva tanto fare ma che poi magari non le potevate fare, ma significa anche oneri e soprattutto, come dicevo prima, responsabilità. Quindi quando prendete delle decisioni dovete sapere che non è più: ah, va bene, il bambino che l'ha presa, dai, facciamo finta di niente. No, da oggi in poi contano, per cui dovete prendere consapevolezza di questo. Questa è un'ottima osservazione su molti aspetti, adesso andremo in altri ambiti, quindi non vorrei assolutamente distoglierti da poi anche nell'aprire la scatola magica. Però finiamo col discorso dove ti avevo interrotto poco fa, quindi sulle dinamiche sport e azienda. Sì, ecco, appunto, dicevo, le dinamiche sono esattamente identiche. La differenza è che nello sport certe dinamiche sono all'ennesima potenza, tant'è vero che nel mental coaching sportivo, oltre alla metodologia del coaching, viene affiancata anche tutta un'altra serie di strumenti che aiutano e supportano nella gestione soprattutto dello stress di certe situazioni. Nell'azienda queste dinamiche sono un po' più calme, diciamo, da questo punto di vista, perché nello sport vincere o arrivare al risultato è l'obiettivo principale, vuol dire avere un nuovo contratto il prossimo anno o non averlo, quindi avere o non avere lavoro. E quindi è una cosa fondamentale, un piccolo infortunio che per noi la mattina ci alziamo, c'è un piccolo dolorino alla schiena, parto, vado e chi se ne, no? Come si dice? Per un giocatore professionista un piccolo dolorino alla schiena suonano 7.000 sirene, fermi tutti, esami, controesami, perché se per caso sforzi poi rompi, cioè è tutta dinamiche completamente diverse, ecco, da questo punto di vista. Apriamo la scatola? Io sono curiosissima. Allora, la prima cosa che ho portato è... Io sbircio. Sì, è un libro. Adesso, al di là del libro, che è molto bello comunque,
che è il pensare come Leonardo, cioè i sette principi di Leonardo da Vinci, cosa che tra l'altro ho scoperto adesso. È stato il suo compleanno poco fa. Esatto, perché neanche sapevo di questa cosa, invece mi ci sono imbattuto, è estremamente interessante, anche perché ci ho trovato uno dei sette principi, che è uno dei principi miei fondamentali. Ovvero? Che è proprio la cura, l'importanza della cura fisica, ma poi dopo magari ci arriviamo su questo discorso. Ma il libro in senso lato, nel senso che io sono un amante dei libri, mi piace approfondire, mi piace studiare, soprattutto per quello che riguarda la parte professionale, quindi ho portato un libro, perché per me i libri sono diventati compagni di vita di tutti i giorni. Il primo. Proprio è il libro, il messaggio che doveva arrivare, esatto, il leggere, soprattutto quello cartaceo, anche ebook, però a me piace ancora la carta è una poesia, ragazzi, è un'altra cosa, è romanticismo allo stato puro, cioè rimane tutto, rimane la parola, fotografi la parola, senti il profumo della parola, della carta anche. Sono stata un po' poetica. Anche della carta. Cosa c'è? Un'altra è una penna, perché un'altra cosa che mi piace fare è scrivere. Anche questa scoperta, io la cosa che mi viene da ridere è pensare che la professoressa di italiano delle superiori aveva capito tutto. Quando mi ha detto, io alle superiori non è, cioè anche nella scuola non è che fossi il, chiamiamolo il secchione, cioè ero normalissimo, anzi ti dirò. Ecco, tu come eri prima? Assolutamente. Eri così? No, completamente diverso. Completamente diverso. Ero un pessimista, oggi sono diventato un ottimista totale, ero una persona che i libri più li teneva lontano meglio era una persona che, ripeto, quando alle superiori la professoressa di italiano mi disse ti porterai l'italiano all'esame, io la guardavo e ho detto prof, ma che dici? Ma come ci ho portato italiano, esattamente. E oggi, eccomi, mi piace scrivere, sono uno che ha poco il dono della sintesi da questo punto di vista, contrariamente a quello che dovrebbe essere, perché proprio mi piace raccontare, mi piace scrivere, e quindi ecco la penna come simbolo. Qual è il ricordo più bello che hai dentro nel tuo cuore, a livello professionale, come raggiungimento, come trasformazione, insomma, la tua più grande soddisfazione? Ma allora, guarda, io devo dire che ne ho diversi, nel senso che tutte le persone che seguo, quando poi finiscono e li vedo sorridenti, li vedo veramente cambiate, è già una soddisfazione più grande. Io martedì una mamma mi ha chiesto di vedere sua figlia perché riteneva ci avesse dei blocchi, addirittura sembrava quasi crisi di panico eccetera, al che io ho detto guarda, se è questo bisogna che vada uno psicologo, perché il coach è un'altra cosa, ma no secondo me c'ha bisogno, facciamo questa chiacchierata, la madre è arrivata, l'ha accompagnata, poi ovviamente io parlo solo con la ragazza, per cui la mamma è andata a fare un giro, è tornata dopo un'ora, la prima cosa che ha detto guardando la figlia mi ha detto ma c'hai un occhio lucido, brillante, completamente diverso, già questa cosa qui a me è mi dà grande soddisfazione, perché vuol dire che comunque ho trasmesso qualcosa. Vogliamo partire da quel principio che hai elencato poco fa menzionando Leonardo da Vinci? Sì, allora... O volevi tirare ancora fuori qualcosa? Ce n'è un altro paio, ma vediamo, dimmi tu se vuoi che te li tiro fuori adesso o dopo. Allora, tu conta che io lotto sempre contro... Il tempo... Lo so. Che sono, guarda, una chiacchierona, mi piace chiacchierare con voi tanto. Quindi dobbiamo fare una quadra, dai, okay. Abbiamo ancora 25 minuti. Allora ci abbiamo di tempo. Allora, 20. Uno di... fatti i conti. Allora, il sesto principio è quello della corporalità. Allora, noi siamo abituati a vedere Leonardo da Vinci in questo modo qua, ok? E pensiamo che Leonardo da Vinci sia un vecchio, insomma, che si è lasciato andare, un solito mezzo gobbo, no? il topo da biblioteca, eccetera. Invece dovete sapere che Leonardo da Vinci aveva un fisico della miseria. L'uomo vitruviano è per certi versi forse lui stesso. E
ci sono, in questo, uno dei suoi principi era proprio coltivare la grazia, l'ambidestrismo, la forma fisica e il portamento. Ma l'ambidestrismo. Questo, esatto, sì, è ambidestro, per utilizzare entrambe le mani. Genio. Esatto. Ma quindi invece era una persona che si curava molto, addirittura nel libro c'è scritto che riuscisse addirittura a piegare ferri di cavallo da solo con le sue mani, per cui era veramente molto forte anche fisicamente. Ma al di là di questo, quello che a me preme è, perché ho creato un qualcosa che basato anche su quella che è la mia esperienza diretta, che ho chiamato Power Ring, che parte proprio dal concetto di mens sana in corpore sano, quindi di stare bene fisicamente e stare bene mentalmente. Le due cose sono legatissime, c'è anche una branca della psicologia che studia questo aspetto. Benessere fisico e benessere mentale sono strettamente legati tra loro. Se stiamo male mentalmente, questo ricade alla lunga sul fisico. Sono tantissime le problematiche psicosomatiche, no? Legate magari allo stress, legate a certe situazioni di vita che non ci tengono la testa libera come dovremmo. E dall'altra parte, non curarci, che non significa devo essere un bodybuilder, ragazzi, attenzione, non dico questo, dico semplicemente quello che dicevo all'inizio, prendersi cura di sé, banalmente fare un po' di attività fisica, che poi va declinata a seconda della persona ovviamente, ma anche semplicemente camminare, ma con regolarità. Questo è... Ah, qui vediamo Leonardo da Vinci che fa... No, no. No, questo sono... è una, uno tu. Degli sport che mi piace, che sì, bello. È il sup, la tavola con... Il mare per te è un elemento importante, adesso ritorniamo sugli elementi della terra, prima menzionati anche Cossamia. Assolutamente. Il colore sì. Blu. Ecco, cioè io il colore blu è il... colore che io preferisco ovviamente da sempre. Non a caso è il colore della comunicazione, direbbe Samia, che ormai sei un po' imparato. Vedi, e vedi che colori non è mai dietro. Nulla a caso. Vedi che colori c'ho dietro, preciso, non c'è niente da fare. No, amo veramente il blu, quindi il mare è particolarmente, mi ispira particolarmente, ma anche il lago. Io ogni tanto, quella foto lì è presa dal lago di Castriccioni, quindi su a Cingoli, della diga, perché ogni tanto alterno mare e lago, perché la serenità di stare in mezzo all'acqua con una tavola e remare, che non è semplice perché sembra, ma se non si sali, se non hai l'equilibrio e bum 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 bum, vai, sei sempre in acqua. Quindi la bellezza di stare su una tavola e di poter remare in mezzo, questo invece al mare, in mezzo all'acqua è qualcosa di meraviglioso, perché poi i rumori diventano più ovattati, non senti più le persone, all'ago all'ennesima potenza, senti magari gli uccelli che cinguettano, quindi sei veramente, e senti il rumore dell'acqua che normalmente è un rumore che ti calma tantissimo. Quindi è sicuramente una cosa molto, molto, molto positiva. È vero che i manager di successo, le grandi figure aziendali hanno dimestichezza e assolutamente si allenano tutti i giorni e in qualche modo incarnano questo santo principio di Leonardo da Vinci e del nostro caro Riccardo? Ma allora, sicuramente l'equilibrio psicofisico, come dicevo prima, è importante. Io l'ho detto perché lo provo su me stesso, io ormai non sono più ragazzino, anzi ho 52 anni, per cui ne ho diversi, però lo stare bene fisicamente mi aiuta tantissimo a livello mentale, mi aiuta tantissimo a livello lavorativo. Ho preso, come dicevamo prima, fuori onda, io ho preso anche il Covid, ma che non è stato semplice, ma devo dire che il fatto di essere allenato in forma mi ha aiutato, perché ad esempio non ho avuto problemi respiratori di nessun tipo, tanta spossatezza, tanta stanchezza, ma fortunatamente da quel punto di vista lì non ci ho avuto problemi, e questo mi ha aiutato a poter reagire anche e combattere il virus in maniera positiva e uscirne senza tanti problemi.
Lo sport, lo ripetiamo, lo ribadiamo ogni pomeriggio, che è un antidoto magico che ci aiuta veramente, deve essere una componente fondamentale, perché tendiamo a incamerare, a fare i nostri vizi e non le virtù. Cioè l'essere umano deve imparare in qualche modo a trovare non più le scorciatoie adagiandosi, ma a trovare quella forza di alzarsi, imboccarsi le maniche e fare, perché è troppo facile la formula io non ho tempo, io non ci riesco, io non sono capace, io non lo farò mai. No, ecco, questa è a me quanto le persone mi dicono, ma sì, però non c'ho il tempo. No, il tempo, credetemi, il tempo lo trovate, se volete lo trovate. Ritorniamo al discorso di prima, se diventa un vostro motivo per l'azione, il tempo lo trovate, state pur certi. Il problema è che spesso e volentieri ci facciamo prendere da un loop negativo anziché positivo che si innesta e che ci porta di conseguenza a lasciarci andare, che poi lasciarci andare, attenzione, e poi comporta anche problematiche a livello di coppia, a livello familiare, a 360 gradi, oltre che a noi personalmente, prima di tutti, in quell'equilibrio che dicevo prima, psicofisico, ma poi anche con il resto, insomma. Hai preparato una sorta di lezione che in qualche modo adesso improvvisiamo prima della fine della puntata, per appunto andare a diagnosticare quelle che sono poi questi campanelli d'allarme, cioè cercare in qualche modo di andare a solleticare quella voglia di andarsi a specchiare, sì, di guardarsi allo specchio, perché poi dopo è semplice dire o dare il consiglio, ma deve partire sempre da noi. Ah, sempre. Lo sprona, la volontà, questo è un grande superpotere, la volontà ci permette veramente di poter fare qualsiasi cosa. Assolutamente sì, io non più tardi di lo scorso anno, a settembre, con il TEDx Ascoli, ho fatto un intervento dove fondamentalmente ho raccontato la mia di storia e dove ho fatto capire tutto il percorso che ho fatto, che poi ho nominato banalmente anche Power Ring, inteso come anello della potenza, ma inteso come anello della potenza nel senso potenza non come potere, ma come forza, in questo senso. E tutto parte proprio, il primo anello è proprio quello del benessere fisico, quindi il prendersi cura di sé, il poter stare bene fisicamente, avere delle abitudini positive da questo punto di vista ci aiuta poi e ci fa passare al secondo anello, che è l'aumento di conseguenza dell'autostima. L'aumentare l'autostima ci crea maggiore consapevolezza di chi siamo, anche attraverso una serie di strumenti che può essere la meditazione, un momento, ecco, che ci aiutano maggiormente ad avere consapevolezza. Questo ci porta di conseguenza a un benessere mentale che significa anche banalmente leggere, approfondire, capire, studiare, dare il cibo al cervello, che a sua volta alimenta il fatto di poter essere empatici, quindi di entrare e capire le emozioni nostre e altrui, per poi arrivare anche ad avere leadership, quindi essere anche delle persone che dovremmo avere esempio. Anche delle slide, se la regia, sì, le mette. Sì, 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 l'abbiamo messa. Ecco, appunto qui è, come dicevo, che tutto parte dal discorso mens sana in corpore sano, che è una vecchia sentenza di Giovenale, e proprio diceva proprio che l'esercizio fisico è condizione indispensabile per l'efficienza delle facoltà spirituali, quindi anche mentali, eccetera. E per poi arrivare ad essere anche maggiormente resilienti. Resilienti cosa significa? Questo significa termine che questo va così tempo tanto che va di moda, come coaching, che ci che associa ai metalli. Esattamente, perché viene dalla metallurgia, che ed è fondamentalmente la capacità dei metalli di resistere agli urti e non spezzarsi. E parafrasandola e mettendola nell'ambito delle persone, significa semplicemente la capacità di resistere agli urti della vita, quindi che ci arrivano tutti i giorni. Quindi essere resilienti significa fondamentalmente avere la forza di non mollare davanti alle difficoltà, ma riuscire a reagire. E qui io penso che nell'ambito attuale siamo di fronte a una delle più grandi difficoltà che stiamo affrontando, per poi ritornare all'inizio
del circolo e quindi ripartire dal benessere fisico, eccetera. Ecco, questo è un po' il power ring, cioè è un circolo questa volta positivo che si autoalimenta e parte proprio dal prendersi cura di sé. Ritorniamo su un discorso molto importante, anche parlando sempre di capacità imprenditoriali, personali, ma soprattutto anche di apprendimento. C'è una parola magica, oltre a resilienza, che nominiamo spesso e volentieri, empatia. Uh-huh. È anche diventato una sorta di indicatore di intelligenza, ovvero l'intelligenza emotiva, il quoziente emotivo, che in qualche modo sta anche rientrando in un percorso nazionale didattico e scolastico per i bambini. Che differenze ci sono? Perché le persone dovrebbero essere più empatiche? Che cosa hanno di più? Ma soprattutto cosa patiscono di più in un sistema non empatico? Ma allora, intanto hai toccato un argomento fondamentale che è uno degli argomenti su cui spesso e volentieri faccio formazione, cioè l'intelligenza emotiva, che è partita da uno studio e da un libro scritto da Daniel Goleman nel 95, che si chiama proprio intelligenza emotiva, e che oggi è diventato nell'ambito lavorativo forse la parte più importante. Noi lavorativamente veniamo scelti, cioè le competenze chiamate hard, cioè le competenze tecniche, il saper fare determinate attività vengono date quasi per scontate. L'essere assunti oggi, magari la differenza la fa proprio il nostro livello di intelligenza emotiva. Che cosa significa intelligenza emotiva? Significa la capacità, prima di tutto, come dicevo prima, di riconoscere le emozioni e di poterle gestire al meglio. Può sembrare brutto, ma non è. Ovviamente parliamo principalmente delle emozioni negative, cioè voi pensate, io faccio sempre l'esempio banale della rabbia. Allora, se io sono in azienda e non so gestire la rabbia, cosa succede? Succede che magari parlo con un collaboratore e scoppio. Questo può creare un problema nel team, perché poi divento, non sono più un leader, cioè colui che ispira, ma divento un capo, che è una cosa diversa. Divento quello che davanti alla macchinetta del caffè, con l'effetto che io chiamo camera caffè, viene denigrato tutti i giorni. Se invece, peggio ancora, è se io in una riunione con un mio manager, con un mio dirigente, con l'imprenditore, magari lo stesso ho un picco di rabbia e non riesco a controllarla, esplodo. E io potrei anche rischiare di perdere il posto di lavoro. Quindi la capacità di riuscire a riconoscere il momento in cui sto accumulando la rabbia prima che esploda è fondamentale per gestirla. Dici, facile? No. Però in realtà, se voi ci pensate bene, il corpo, prima che noi arriviamo al picco emozionale dell'esplosione, chiamiamola, ci invia tutta una serie di segnali. Magari iniziamo a sentire caldo, perché iniziamo a scaldarci. Le mani paradossalmente ci possono diventare fredde e iniziamo a muovere nervosamente le gambe o le mani, eccetera. Ecco, questi sono tutti segnali che il corpo ci sta mandando per dire guarda che stai arrivando al limite, forse è il caso che ti calmi. Noi purtroppo non siamo abituati a gestirle queste cose e quindi non ci facciamo caso a questi segnali e arriviamo e esplodiamo. In realtà riuscire ad accorgersi di queste cose, il suggerimento che dico sempre è: all'inizio non è facile, però non appena avete provato un'emozione negativa, che sia sul lavoro che sia anche a casa con i vostri figli, magari il momento che esplodete di rabbia, appena avete fatto l'esplosione, fermatevi, prendete carta e penna e scrivetevi che cosa fisicamente state provando, perché è esattamente quello che provavate poco prima. Se già fate passare il tempo, cioè ci pensate dopo, già è andata, perché non vi ricordate più. Invece in quel momento, se voi iniziate a prendere l'appunto ogni volta, a forza di abituarvi a scrivere, le cose diventano mnemoniche e vi accorgete anche mentre le cose succedono e quindi potete imparare a gestirla. Ecco, gestire questo significa quindi avere maggiore... Esatto, ha maggiore autosufficienza nel gestire i conflitti. Questo significa che poi posso anche, una volta che ho imparato io, posso imparare a riconoscere le emozioni degli altri e quindi essere empatico. Io dico sempre, empatia non è simpatia, è due cose diverse.
nel senso essere empatico significa pathos. Proprio entrare nell'altro e quindi riuscire a mettersi nei panni degli altri. E qui entra in ballo anche la parte comunicazione che dicevamo prima, sempre nel fuori onda, cioè l'importanza di saper comunicare. Noi invece tendiamo a parlarci sopra, non comunichiamo, noi parliamo uno sopra l'altro. Guardate un dibattito politico, è un parlarsi sopra, mentre invece la comunicazione parte principalmente dall'ascolto. Prima di tutti io devo ascoltare. Ascoltare significa essere presente al 100%, con gli occhi, con le orecchie, con la mente, col cuore, essere lì, ascoltare tutto quello che mi viene detto e poi restituire. Allora comunichiamo. Ce l'hanno anche un po' insegnato negli ultimi tempi, tutta questa... indottrinamento, tutta questa predisposizione, ecco, a doversi arrabbiare per forza, a urlarci le cose per forza, sì. Come se in qualche modo ti identificassero come un perdente se facessi il contrario, cioè tu devi dimostrare la tua forza con arroganza, la tua posizione con presunzione, con forza, col tono di voce alto, invece di essere empatico, di stare fermo, ascoltare, essere serafico, calmo, entrare nei panni dell'altro, cercare di capire per quale motivo si sta manifestando un'emotività o un problema, perché poi ritorniamo al discorso che ogni problema ha una soluzione, quindi arrivarci con le buone è un dispendio di energie. Assolutamente sì. Ma allora, in realtà qui viene in gioco, soprattutto se parliamo di azienda o se parliamo anche di genitorialità, tra genitore autoritario o manager autoritario e manager o genitore autorevole, che sono due cose diverse. L'autoritario è: io sto sopra di te, ti comando, tu stai zitto e fai quello che dico io. Non è essere leader, quello. Autorevolezza è che chi sta sotto, oltre ad avere magari già un ruolo ben definito, chi sta sotto di noi o chi collabora con noi ci riconosce quel ruolo. Ci riconosce quel ruolo perché siamo effettivamente e agiamo in modo empatico, in modo, riusciamo a comunicare nel modo esatto, non ci facciamo prendere dall'imposizione, ma cerchiamo sempre di parlare, di spiegare, di riuscire a far capire le cose, allora probabilmente diventiamo dei leader perché siamo riconosciuti da chi, con chi stiamo lavorando, collaborando, eccetera. Poi il tono, che fa parte della comunicazione, perché ricordiamo la comunicazione è verbale, paraverbale, non verbale. Quindi paraverbale è proprio la tonalità, è chiaro che bisogna anche giocare col tono per sottolineare magari passaggi fondamentali. Però un conto è giocare con il tono, un conto è urlare sempre, sono due cose diverse. Sono consigli utilissimi, ma che devono essere assolutamente applicati nella quotidianità, non solo a livello professionale, che aiutano a interagire meglio, ma forse anche a farci trovare quell'equilibrio e quella conoscenza, quella consapevolezza, e ritorniamo ai principi di Leonardo, esatto. I principi sopraelencati che ci permettono di conoscerci meglio, esatto. Conoscerci fino in fondo e stare in equilibrio con noi stessi. È un po', penso, l'obiettivo che deve andare di moda un po' per tutti, soprattutto in questa fase pandemica dove tanti equilibri si sono alterati. Assolutamente sì, dobbiamo, ripeto, il fatto anche del lockdown ha portato, esasperato determinate dinamiche che purtroppo io capisco anche da un punto di vista comunicativo il governo non ha poi tanto sottolineato, perché bisognava sottolineare altri aspetti che erano in quel momento più urgenti, come appunto l'importanza di rimanere a casa, non uscire, eccetera, eccetera. Oggi bisogna iniziare a fare i conti e le decisioni del governo, secondo me, stanno andando anche perché, oltre, non parlo adesso di tutta la parte economica che meriterebbe un capitolo a sé, parlo da un punto di vista prettamente psicologico, le problematiche sono state moltissime legate alla convivenza, sentivamo anche i dati sulla violenza sulle donne che sono aumentate, ne parlavate prima, cioè
sono dinamiche che vanno prese in considerazione, per cui diventa veramente molto importante riuscire a riconoscere e gestire le proprie emozioni attraverso l'intelligenza emotiva. Ci ritorneremo magari su questi argomenti, caro Volentieri. Riccardo, io ti aspetto a braccia aperte qui in studio per poter affrontarli. Volentieri. Prima che finisca questa stagione di Pourparlers, abbiamo un minuto per... Io faccio sempre questa ultima domanda, sì. Proposta. Un augurio al pubblico di Pourparlers e un augurio a Riccardo. Allora, al pubblico intanto auguro di veramente prendervi cura di voi, di rimettervi al centro delle vostre vite, perché noi siamo quello che facciamo ripetutamente, questo lo diceva Aristotele, noi siamo quello che facciamo ripetutamente. Se quello che siete oggi non vi piace è perché lo state, ma siete voi che lo state facendo ripetutamente, quindi bisogna che cambiate. Un augurio a me è che, diciamo, speriamo di ritornare qua, che mi sono trovato però bene. Però dietro c'era una cosa nascosta, sì. La facciamo vedere? Allora, come di buon auspicio, viva lo sport, il buon esempio! Quella nascosta è questa, la palla da basket del mio amato basket, perché effettivamente è uno sport complesso, non è uno sport facile. È uno sport complesso, ma è uno sport di una bellezza unica ed è veramente un grandissimo parallelo con la vita. Per cui, se volete, giocate a basket, che è veramente meraviglioso. Che bei messaggi, cioè. Grazie Riccardo Zuccaro, come zucchero. Zuccaro. Che potete ritrovare sui social, assolutamente, sì. Per fare qualsiasi altra domanda o se vi è rimasto qualche dubbio, quindi contattatelo pure, ma ritornerà tanto presto anche qui nel nostro salotto di Pourparlers, come ci vediamo anche domani, come sempre, alle 17. Grazie regia, Pierluigi Bolettini e Francesco Marconi, grazie. E grazie a voi per seguirci come sempre. Buon proseguimento di serata. Rimanete collegati con Vera TV, eh?